una questione importantissima è che l'obiettivo chiaro, sempre raccontato in tutte le salse dalla Saccardi, è quello di semplificare attraverso questa legge la catena di comando. Semplificare la catena di comando. Sapete cosa vuol dire? Vuol dire esautorarvi. Vuol dire voi, popolo, non contate niente, non avete nessun tipo di diritto. Questo vuol dire semplificare la catena di comando nell'ottica, io direi, renziana. E Rossi e la Saccardi lo dimostrano in maniera palese. Pensate che solo in questi giorni la Toscana, nonostante lo stesso Chiamparino, che è un renziano, avesse contestato il modello di tagli alla sanità, noi ci siamo accodati. La Toscana è completamente appiattita sul piano istituzionale. Meno male che ci sono comitati. Io credo che i comitati hanno dato una lezione di democrazia a tutti. È una cosa straordinaria. In pochissime settimane sono state raccolte 55.026 firme, ma mancava un centinaio di firme. 200 firme in più che oggi sono state consegnate. Questo vuol dire che c'è anche un movimento di voglia di contare, non è solo un aspetto esclusivamente di tutela di una sanità pubblica universale e gratuita, non è solo questo, c'è il desiderio di contare da parte dei cittadini e c'è la volontà invece di non farli contare da parte di chi ci governa. È una cosa inaccettabile, è una cosa vergognosa. Voi pensate poi che in termini tecnici, in termini scientifici, rispetto a questa ipotesi di riforma, che è una controriforma sanitaria, secondo me, ma penso sia indiscusso il campo medico, Ivan Cavicchi e Gavino Maciocco, che sono le persone più autorevoli in Italia e probabilmente a livello internazionale, in termini di esperienza sulla sanità pubblica, l'hanno contestata. E non solo l'hanno contestata nei contenuti, perché tutti gli accorpamenti e quindi tutta questa idea di semplificazione della catena di comando non è mai a vantaggio dei cittadini, è sempre a vantaggio di chi comanda. Quindi è chiaro che era da contestare in maniera significativa. Il problema è che l'appiattimento c'è un po' a tutti i livelli, cioè a tutti i livelli. Il presidente dell'Ordine dei Medici ne aveva garantito a Firenze la neutralità, è uscito dicendo che invece questa riforma l'ha fatta addirittura lui, l'ha costruita lui, un ente che dovrebbe essere neutrale. Anche questa è una cosa che onestamente c'era in terra. Questo processo partecipativo la Saccardi l'ha detto in una sorta di lapsus straordinario, in cui ha detto: ma noi facciamo un processo partecipativo perché coinvolgiamo il presidente del consiglio regionale, coinvolgiamo il capogruppo del PD e l'assessorato. È un processo partecipativo. Ha detto così, ma ci vuole un coraggio incredibile. E sapete che stanno facendo da Leopolda sulla sanità su questa legge? E sapete che dopo due giorni era già tutto esaurito perché avevano già messo probabilmente anche gli 80 che hanno firmato, che al resort erano contenti di fare la caccia al tesoro? Questa è la modalità con cui lavorano. C'è un corso d'aggiornamento nella mia azienda, azienda sanitaria 10, partecipativo. Dopo due ore che erano stati aperti i bandi su un corso di formazione, era già tutto esaurito, nessuno si poteva più iscrivere. Cioè, questo è il modello partecipativo che loro suggeriscono. Ragazzi, è un bluff. Il nome Partito Democratico è un bluff, perché di democratico non c'è niente.